Siamo a Villada, sempre per Roma Incontra al Mondo, e sentiamo dietro il soundcheck che ci fa entrare pienamente nelle sonorità degli Alma Megretta, che ovviamente saranno protagonisti questa sera in quel appunto di Villada. Ci siamo lasciati un anno fa con un bellissimo progetto. Che cosa è successo nell'ultimo anno agli Alma Megretta, da Sanremo 2013 a luglio 2014? Beh, sostanzialmente abbiamo fatto dei concerti, insomma, e quindi mo stiamo pensando ad altri progetti, quindi si fa musica, questo è successo. Altri progetti? Dateci qualche anticipazione di che genere, cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi futuri degli Alma Megretta? Ma noi non abbiamo un cammino, cioè, dritto, così a tappe andiamo... Diciamo che ci capita di andare avanti, poi torniamo a volte pure indietro per andare ancora più avanti, quindi in questo momento stiamo portando in giro uno spettacolo che ritorna un po' alle nostre origini dal punto di vista del sound. E è stato molto divertente riprendere le cose vecchie, proprio il sound, il corpo del sound vecchio, che fondamentalmente è molto in acustico, cioè molto in acustico, molto, molto elettrico ma senza troppa elettronica, molto così, roots si direbbe. Ci divertiamo a fare quello. Per chi è vostro fan, ma non solo, riconosce dietro al concerto di questa sera una grande presenza, che è quella del produttore poi di Sanacor, che è Adrian Sherwood. Un ritorno appunto a 19 anni fa, fate conti, un ritorno a 19 anni fa. E in che cosa consiste questo ritorno? È una bellissima, un bellissimo rincontrarsi, prima cosa, innanzitutto dopo tanto tempo. In questi anni varie volte, fondamentalmente, a parte sono successe comunque delle cose che abbiamo fatto insieme, anche singolarmente, e però poi insomma il fatto di fare dei live insieme non ci avevamo pensato tante volte, finalmente quest'anno abbiamo deciso di fare questa cosa, anche un po' celebrando Sanacore, che è l'album che facemmo insieme, che era praticamente 20 anni fa, e quindi abbiamo deciso di celebrarlo. Infatti buona parte della scaletta dell'album la riproponiamo dal vivo. Per noi significa ritornare alle origini ma continuare il nostro progetto, perché poi quello che facciamo, il dub, è una cosa molto fluida, una cosa che va avanti, si trasforma, assume altre forme. Noi cerchiamo di percorrere quel solco, il nostro solco, che poi in effetti con artisti del genere, voglio dire, è sempre molto parallelo, insomma. Oggi ci siamo rivisti dopo tanto tempo, abbiamo suonato insieme, è stato veramente molto naturale perché usiamo dei linguaggi molto simili, quindi per noi è un onore, un piacere, e credo che venga fuori una bellissima cosa, ne sono certo. A proposito di sonorità, linguaggi, dub e così via, sappiamo che però gli Alma Megretta non si staccano mai anche da quelli che sono i contenuti che vengono cantati. E da questo punto di vista, prima hai lanciato un messaggio su Facebook riferito al fatto che ancora oggi gli Alma Megretta cantano. Che cosa? Ma fondamentalmente la voglia di stare insieme, musica, pace, amore, cose molto scontate, ma è quello di cui viviamo. Anche respirare è molto scontato, però lo facciamo chissà quante volte al giorno, quindi ripetere queste cose non è mai abbastanza, evidentemente. Grazie. E un'ultima cosa, una grandissima formazione sul palco, vogliamo ricordare tutti i nomi che vi accompagnano in questo tour, visto che vi riempite sempre di grandissimi professionisti accanto. Assolutamente, la band è composta, vabbè, personaggi storici e meno storici, vabbè, batteria Gennaro T, voce Raiz, tastiere Paolo Polcari, al basso c'è Mario Formisano, Formix, alla chitarra Fefo, Forconi, e poi c'è una new entry per quest'anno che è alle percussioni Salvatore Zannella, e poi c'è Adrian Sherwood ai controlli, e così, e questa è la band, diciamo, stasera. Per stasera questa è la band. Tra l'altro questa è proprio la prima data che facciamo insieme a Adrian, per cui credo che sarà veramente una serata molto bella, e ci divertiremo tutti quanti, noi e il pubblico. Le prossime tappe? Le prossime tappe sono Napoli il sabato prossimo, poi il giorno dopo sempre nel Lazio, in provincia di Frosinone, mi pare. E poi faremo un'altra data con Adrian a Melpignano, in Puglia, nel Salento.
E poi beh, ci sono altre cose, insomma. Si può andare sul nostro sito che è almamegretta.net, dove c'è tutte le date del tour. Grazie. Grazie.